Un saluto a tutti gli amici di TOMS, oggi siamo a Colonia, a Gamescom 2014, la fiera più grande d'Europa dedicata ai videogames. Come ogni anno le più importanti aziende videoludiche hanno presentato le novità che arriveranno a breve sul mercato e tra i principali protagonisti del Gamescom 2014 c'è sicuramente Electronic Arts. La conferenza si è aperta con un lungo video del gameplay di Dragon Age Inquisition, titolo sviluppato da BioWare. Il video mostra la personalizzazione del nostro personaggio che potrà contare in tutto 200 magie o abilità. Inoltre molto importante sarà il crafting che permetterà di creare nuovi oggetti. Inoltre è stata anche mostrata la telecamera tattica che ci permetterà di ragionare lo scontro e creare una nostra strategia prima di attaccare. In aggiunta, proprio come in Mass Effect, sarà possibile decidere quale frase scegliere per rispondere ai diversi personaggi. Il gioco sarà rilasciato il prossimo 18 novembre in Nord America e il 20 novembre in Europa. La conferenza è proseguita poi con Titanfall, di cui è stato annunciato un nuovo map pack, che verrà rilasciato questo autunno e che si chiamerà LMC Rising. È stato poi il momento di NHL 15, gioco simulativo di hockey, che ci consentirà di avere un miglior controllo sui giocatori rispetto al passato e che vedrà i tifosi reagire in modo decisamente più realistico. Inoltre, a partire dal 26 agosto, sarà disponibile anche a scaricare la demo sia su PlayStation 4 e sia su Xbox One. In seguito è stato mostrato anche un video gameplay di The Sims 4, un nuovo gioco in cui venne spiegata la creazione del personaggio, totalmente rivista rispetto al passato, e anche dell'abitazione. È stato inoltre annunciato che la demo per la creazione del personaggio è disponibile già per il download su Origin. Sempre per quanto riguarda il PC, si è poi parlato di FIFA World, free to play dell'omonima serie calcistica, che è disponibile per il download. La conferenza è continuata con FIFA 15, con un video sulle nuove funzionalità, la nuova Lega Turca e alcuni dettagli su Ultimate Team, tra cui la possibilità di giocare delle amichevoli. È seguito poi un video in computer grafica che ha mostrato alcuni giocatori in azione. Si è passati poi a Star Wars The Old Republic, di cui sono state svelate le nuove feature inserite con l'espansione Galactic Stronghold, come la possibilità di customizzare la propria base o conquistare nuovi pianeti. L'espansione dovrebbe essere disponibile dalla prossima settimana. BioWare ha poi annunciato l'arrivo di una nuova IP, Shadow Realms, un RPG online in cui quattro giocatori dovranno vedersela con un nemico controllato da CPU, Lord Shadow. Il gioco sarà esclusivamente rilasciato su PC. La conferenza di Electronic Arts si è poi conclusa con Battlefield Hardline, di cui sono state svelate molte notizie. Innanzitutto è stato presentato un video sulla campagna che avrà come protagonista Nick Mendoza. In questo video Nick e l'amico Marcus vengono imprigionati dal cattivo di turno, ma riescono comunque a fuggire forzando la serratura della prigione. È stato mostrato che sarà possibile attirare nemici lanciando a terra dei proiettili usati, quindi usarli come esca. Il video poi è proseguito con i due che, una volta fuggiti, utilizzano un nuovo gadget, chiamato scanner, che permetterà di rilevare i nemici ad una certa distanza. È stata poi rivelata una nuova funzione chiamata Freeze, cioè una classica mossa da poliziotto che bloccherà il nostro nemico. Sono stati poi mostrati il Teaser, una pistola che lancerà una scossa elettrica, e la possibilità di utilizzare i nemici come scudo. Inoltre si potranno lanciare anche cavi per raggiungere zone sopraelevate. Per quanto riguarda il multiplayer, sono state svelate due nuove modalità. La prima, che sarà un inseguimento dai ladri e poliziotti, e la seconda, in cui dovremo recuperare un ostaggio tenuto dai criminali. Per Electronic Arts al Gamescom 2014 è tutto e noi ci vediamo al prossimo video!